Non possiamo iniziare la nostra manifestazione senza che il nostro pensiero vada agli operai TNT di Lodi, brutalmente aggrediti durante un presidio per difendere il loro posto di lavoro, e ai quali va la solidarietà di questa piazza con la richiesta di fare piena luce sui mandanti della brutale aggressione. Quest'anno, care compagne e compagni, ricorrono 100 anni dalla nascita del PC. Il Partito Comunista d'Italia, sezione dell'Internazionale Comunista, nacque a Livorno il 21 gennaio 1921 sulle note dell'Internazionale. Un partito che durante il periodo fascista si forgiò nella clandestinità, ma il fascismo non riuscì a fermare il pensiero di grandi intellettuali come Gramsci, che hanno espresso la meglio cultura del secolo scorso. Un partito che tanto ha dato nella lotta di liberazione. I suoi dirigenti sono stati a capo dei CLN, sono stati a capo della Resistenza, hanno partecipato alla guerra civile in Spagna come Luigi Longo, tanto per citare un compagno fra i più noti. Ma il Partito Nuovo nasce con la svolta di Salerno del 44 e fautore del nuovo progetto politico è Palmiro Togliatti, che vede nella Costituzione Repubblicana il caposaldo di un percorso democratico verso una democrazia compiuta. Il partito cresce, si innerva nella società, entra nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro, nelle campagne. Si sviluppa il cosiddetto partito massa, nel quale milioni di donne e uomini, di lavoratrici e lavoratori, di giovani si riconoscono. Insomma, nasce una comunità dove la vita materiale e i sacrifici si intrecciano con la prospettiva di una società migliore. Certo, leader come Togliatti, Longo e Berlinguer hanno contribuito in maniera determinante all'impetuoso sviluppo del partito. In una democrazia giovane e fragile era determinante avere gruppi dirigenti credibili a salvaguardia della Costituzione. Una Costituzione messa a dura prova dagli attentati terroristici che da Portella della Ginestra alla strage di Piazza Fontana, dall'attentato all'Italicus a Piazza della Loggia, alla strage dell'Italicus, il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro, la strage di Ustica e quella di Bologna hanno segnato profondamente il nostro paese. Solo alcuni anni dopo si scoprirà il perverso intreccio fra la P2 di Licio Gelli e i servizi segreti deviati per un nuovo piano di rinascita democratico. È in questo contesto che si sviluppa il pensiero lungo del compromesso storico di Enrico Berlinguer. Gli anni 70 sono anni di terrorismo, ma anche anni di profonde trasformazioni. Dallo Statuto dei lavoratori all'introduzione dell'IRPEF, dalle leggi sul divorzio e sull'aborto, dalla legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi al Servizio Sanitario Nazionale. Una riforma, quest'ultima, che come affermò Berlinguer introduceva elementi di socialismo reale. Ma i fatti del Cile accelerarono la riflessione politica che porta Berlinguer ad affermare che nel contesto internazionale dato solo con una grande coalizione tra le masse popolari cattoliche e comuniste sia possibile governare il nostro paese. Tutto ciò aprirà a delle prospettive inedite che troveranno in Moro un attento interlocutore che pagherà con la vita il tentativo di dare una democrazia compiuta al nostro paese. La restaurazione non si fa attendere e di lì a poco nascerà la politica della convenzione del studente. Le mani sul potere del pentapartito porteranno negli anni Ottanta ad avere un debito pubblico enorme, la politica si trasforma. Diviene mercimonio, rapporti con la criminalità, patti scellerati con la mafia, lobby d'affari. Una situazione che porterà Berlinguer a lanciare il guanto di sfida della questione morale, che purtroppo è diventata una caratteristica del nostro sistema politico attuale. Ma la storia di questo partito non sta solo nella grandezza dei suoi gruppi dirigenti. La storia siamo noi, la storia siamo anche noi militanti, ed è a noi che Enrico si rivolgeva quando ci spronava ad andare casa per casa, strada per strada. E le nostre bandiere, queste qui, sono lì a testimoniare il nostro impegno. Un impegno nato in primo luogo sui monti di San Giuliano e Calci, dove ben 87,
fra compagni e compagni comunisti su 137 resistenti si arruolarono nel distaccamento Neviglio Casarosa della Brigata Garibaldi. Un impegno che nel primo dopoguerra continuò nelle istituzioni, dove gli amministratori comunisti si fecero apprezzare. I sindaci come Alberto Paolicchi, che è qui fra noi e che saluto con affetto, e amministratori come Silvano Gori, che per una indisposizione non può essere qui con noi, insieme a Eugenio Del Genovese e Giovanni Bui, che già da tempo ci hanno lasciato, hanno fatto la storia politica e amministrativa del nostro comune. Eravamo un partito con gli scarponi ben piantati per terra e certamente li aveva il compagno Alberto Mazzoni, che ha dedicato tutta la sua vita al partito. Nel 1989 i dati del partito nel comune di San Giuliano Terme erano di 1745 iscritti, 15 le sezioni su 19 frazioni, oltre 10.000 gli elettori comunisti a fronte di 18.500 aventi diritto. In quell'anno furono svolte 12 feste dell'unità e le copie dell'unità vendute la domenica raggiungevano le 1.500 copie. Ecco, la nostra comunità era questa: radicamento sul territorio, radicamento nei luoghi di lavoro, impegno nelle istituzioni. E l'effigie dedicata a Berlinguer nel 37esimo della scomparsa altro non è che il simbolo che riassume la nostra storia, la storia dei comunisti italiani. Ma Enrico oggi appartiene non solo a noi, ma alla storia d'Italia. Lo intuimmo in quei tragici giorni di Padova, quando milioni di persone piansero quella straordinaria e umile persona. È per questo che siamo convinti che la cittadinanza apprezzerà questo simbolo dell'Italia antifascista e repubblicana. Grazie, Enrico.